dire, porgo i miei sentiti ringraziamenti a Enzo Cesare, ma a tutti quelli che hanno pensato ad un'ennesima puntata di questa serialità che dovrebbe portarci ad un traguardo importante. E oggi sono qui col consigliere Nino Corso, venivamo da un'altra iniziativa di tenore culturale a Termini, ma ci tenevo particolarmente ad essere qui per riaffermare un principio che, seppur scontato, forse ha bisogno di un ulteriore passaggio. Io penso che lo abbia detto già in qualche passaggio Alessandro, stiamo condividendo con grande coesione istituzionale, territoriale, alcune sfide importanti in questo territorio. Molto probabilmente ancora il segno, la cifra della programmazione 2007-2013 non è ancora nelle corde di questa comunità o delle comunità dell'Imerese e delle Madonie. Però è pur vero che sta davvero maturando una sensibilità diversa, una capacità di leggere lo sviluppo in maniera collegiale. Mi perdonerete se faccio riferimento alla mia comunità, ma la cosa di cui io sono più orgoglioso in questi 2 anni e mezzo di gestione dell'ente di Termini Imerese non è stato chissà quale risultato tangibile, ma è un risultato immateriale, è aver riposizionato Termini nel suo alveo naturale. Termini era stata violentata nell'arco degli ultimi 10 anni da tentativi di programmazione del basso che la vedevano condividere politiche di sviluppo con Bagheria e Misilmeri. Chi conosce Termini, chi vive a Cefalù, chi conosce le Madonie, sa bene che il punto di riferimento naturale, il triangolo virtuoso che abbiamo è Termini, Cefalù, Madonie. Chi pensava che Termini potesse essere interessato dalle ville barocco di Bagheria o ancora di più da Misilmeri, cercava di snaturare la storia e il territorio. Quindi io questa è la cosa di cui sono più orgoglioso in questa onestà intellettuale, nel senso che non pensiamo a questo percorso dell'arabo normanno come la panacea di tutti i mali, soprattutto dopo il miraggio industriale che si è andato a schiantare o che si andrà a schiantare fra qualche giorno, ma con la consapevolezza di un territorio che non sta qui per fare il solito gioco che fanno tutte le municipalità, cioè andare a ricercare un segno della presenza araba normanna a Termini, che ci sarà, e qui ci sono professori universitari che lo possono sicuramente testimoniare, per arricchire il cammino o per individuare in questo itinerario di eccellenza che è stato fatto nel 2010, in cui non c'è alcuna traccia di Termini Imerese, che vogliamo il nostro spazietto, il nostro rettangolo, il nostro quadratino, la nostra visibilità che è tanto cara ai politici e tanta cara a coloro i quali parlano di candidature. Noi siamo qui per dire che non ci può non essere un percorso che parta da Monreale, si snodi per la città di Palermo e arrivi a Cefalù senza che si tenga conto di quello che c'è nel mezzo. Nel mezzo c'è Termini, che è stato crocevia importante di culture, da quelle preistoriche a quella greca a quella medievale. Siamo lì e vorremmo onestamente partecipare con grande spirito di responsabilità e di sostegno a questa mission impossibile, con tutto il nostro portato di condivisione di questa prospettiva. È chiaro che sappiamo che in questo momento, richiamo un passaggio del ragionamento di Angelo Micciche, che sicuramente, come dire, vive questa realtà con la logica di chi ci opera e legge ogni atto di questa realtà, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista di collegamento con ciò che si muove in queste città, e sicuramente gli operatori turistici sono un pezzo importante. Però io penso che in questo momento noi dobbiamo cercare quel punto di massima convergenza possibile che possa far superare le divisioni, e questa cosa deve andare ben al di là degli appuntamenti elettorali. Non deve segnare in alcuna maniera questo percorso, o non deve essere segnato in alcuna maniera dall'imminenza di un appuntamento elettorale o meno. Questa è una sensibilità che deve maturare nelle nostre comunità. Purtroppo io vedo che ancora qui ci siamo quasi tutti gli addetti ai lavori. Questo è un percorso che dovrebbe uscire da queste stanze, perché io vorrei che la mia comunità, che non ha nulla forse di aria
romani fosse consapevole che io non sono venuto qui per accattivarmi in benevolenza, ma io sono convinto che quel 40% di cui si parlava, forse lo 0,4%, può arrivare a Termini Imerese. Quindi sono qui con presenza impegnata, convinta e partecipata. Però io penso che noi dobbiamo cambiare passo, dobbiamo cercare di far lievitare non soltanto sotto il profilo scientifico la capacità che questo sia un percorso unico e quindi merita il riconoscimento dell'UNESCO, ma che noi siamo delle comunità pronte a reagire e a subire l'impatto di un effetto così importante e significativo. Io penso che noi dobbiamo uscire da queste mura, dobbiamo cercare di allargare la base del consenso e soprattutto dobbiamo evitare che sia segnato dalle appartenenze all'amministrazione e a questa alla politica. Ed in questo senso penso che lo sforzo del forum, che mi pare che vada al di là di tutto e che sia quanto di più trasversale ci possa essere quel punto di riferimento che deve fare muovere non le amministrazioni comunali, deve fare muovere quel terzo settore o quella parte buona che talvolta è stata indicata società civile, le organizzazioni del terzo settore, quei corpi intermedi che stanno tra le amministrazioni e la cittadinanza, che si possono fare carico di superare, di portare avanti questa mission davvero difficile, perché la sfida non è facile, ci sono altri territori che ambiscono allo stesso riconoscimento, al di là degli uomini. Deve essere una convinzione di questo territorio che deve superare la singola volontà. Io spero che questo percorso si possa fare, lo si possa fare tutti insieme, lo si possa fare responsabilmente, lo si possa fare con la consapevolezza che noi cerchiamo un'opportunità che forse questo territorio merita. Non siamo qui a questuare risorse finanziarie che pur servono, ma serve dare quel riconoscimento che questo territorio penso che abbia tutte le condizioni per avere. Grazie.